Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di col play, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più, a volte ho l'ansia che mi sale. Annunziatella, questi sono ragazze e ragazzi meravigliosi che per essere, per vestire questa divisa già fanno dei sacrifici immensi, sono ragazzi eccezionali e sono a Grosseto, andate a vedere se sta, come si chiama? Scusate l'organizzazione, mi sono sperato un attimo di vedere. Vi piace Grosseto? Grazie ragazzi, buona serata, buona serata. Il signore qui è un mio fan, non va a vedere dei Colors, va a vedere chi? Va a vedere il sindacone che fa la combo con Stash. Meravigliosa, meravigliosa Grosseto, l'unica paura è che ci siamo abituati come una vacanza, un po' troppo bene a svegliarci tardi, andare al mare, mangiare, bere, dormire e riposare. In realtà torneremo alla normalità, però insomma godiamoci questi momenti, la piazza è bellissima. Sì, allora io lascio subito la parola a lei, non voglio rubare il palcoscenico perché mi sembra che sia oltremodo popolare stasera. Devo dire, veramente una cosa importante, è l'inizio di un grande cambiamento, la città sta cambiando, vero? La città sta cambiando, questo è solo l'inizio, l'inizio scoppiettante, ma salutiamo le Colors con un grandissimo applauso. Applausi ragazzi, bravi, bravi così, tra pochino arrivano, una piccola notizia, visto che c'è l'allerta arancione, domani il quarto giorno di questo splendido festival che vi vede protagonisti con queste meravigliose facce, molti sorridenti e festanti, non sarà come dal programma Giardino dell'Archeologia Buffa, ma sarà al Teatro Moderno, dove ci sono 1000 posti, quindi molta più capienza, vi aspettiamo lì, ma torniamo a noi, è bellissimo, ringrazio l'assessore Megare per aver avuto un'ottima intenzione, vedere tutti i vostri volti, tutta la città che si spinge, che ci unisce ed esce da momenti di
difficili di pandemia, di guerre, di tristezze lavorative e quant'altro, tutti gioiosi, sobriamente, intelligentemente, con gentilezza, con signorilità, però con il sorriso sulle labbra per festeggiare questo meraviglioso evento con i Decolors. Vi dico una cosa, uno di loro ha vissuto a Grosseto, ama Grosseto, ha fatto il Galileo Galilei di Grosseto e io stasera preannuncio alla città di Grosseto che abbiamo già attivato il percorso per la concessione della cittadinanza onoraria ai Decolors. Detto questo, vi lascio a loro. Veramente siete meravigliosi, cerchiamo di divertirci tutti insieme, io tornerò più tardi, qualcuno di voi sa perché? E adesso ripasso la parola ad arte, veramente che hanno saputo fare un lavoro ad arte, complimenti anche a loro. Eppure sto zitto, Italo Disco. Questa non è Ibiza, Festival Party. Eppure sto zitto, Italo Disco.
Questa non è Ibiza. Festival bar con la cassa dritta.